Ciao ragazzi e bentornati qui su SV Design. Oggi vediamo un effetto un po' particolare fatto con le fotocamere, solitamente con lo zoom, in particolare con il nuovo Mavic 2 Zoom, che è l'effetto Dolly Zoom. Vedremo quindi come crearlo con qualsiasi drone o addirittura con qualsiasi fotocamera senza avere neanche uno zoom, quindi totalmente in post-produzione. Innanzitutto dobbiamo capire che cos'è questo effetto Dolly Zoom e da dove nasce. L'effetto Dolly Zoom o effetto vertigo è un effetto, diciamo, utilizzato spesso da Alfred Hitchcock nei suoi film, dove praticamente si dà un effetto quasi di vertigini. Infatti viene dal film chiamato in lingua originale Vertigo e Alfred Hitchcock appunto usa questo effetto per enfatizzare, diciamo, i piani del campo della scena, quindi creando un effetto quasi di allungamento dello sfondo del soggetto e dando un effetto molto di vertigini. Prima di continuare col tutorial, ti consiglio di andare qui sotto a iscriverti al mio canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video e i nuovi tutorial di questo canale SV Design. Ora, prima di proseguire con il tutorial vero e proprio, quindi spostarci al PC, voglio farti capire come funziona il Dolly Zoom, quindi come si realizza praticamente. Se questa parte non ti interessa oppure lo sai già, clicca qui per proseguire verso il tutorial direttamente quando ci sposteremo al PC. Altrimenti, vediamo adesso come funziona il Dolly Zoom. Il Dolly Zoom o effetto vertigo, appunto, solitamente viene chiamato Dolly Zoom o effetto vertigo in base alla direzione in cui si va. Praticamente funziona in questa maniera. Prendo la fotocamera per farti capire un po' meglio. Quando abbiamo una fotocamera con lo zoom, quindi noi zoomiamo, possiamo avvicinarci al soggetto senza muoverci, quindi con lo zoom, quando stiamo facendo un movimento verso indietro dal soggetto, che succede? Che la nostra scena semplicemente si allontana, quindi il soggetto si allontana insieme a tutto il resto. Cosa fa Hitchcock nei suoi film quando vuole enfatizzare l'effetto e dare questo effetto appunto dolly zoom? Mentre lui va all'indietro, quindi dà una carrellata col dolly, con diciamo le rotelle della fotocamera, della videocamera, all'indietro, semplicemente zoom in avanti, quindi avvicina il soggetto nonostante lui si sta allontanando. Questo effetto cosa crea, diciamo? Va a creare un effetto appunto in cui lo sfondo, siccome è su piani differenti, viene influenzato dalla lunghezza focale della nostra lente. Infatti ti ricordo che una lunghezza focale maggiore, quindi più millimetri, significa che i piani vengono schiacciati, vengono, diciamo, riportati quasi tutti non tridimensionali. Quindi che succede? Zoomando, i piani dietro al soggetto vengono schiacciati, vengono, diciamo, si apre lo sfondo, mentre il soggetto rimane nella stessa dimensione, perché andando indietro lui zooma. Questo non è altro che l'effetto Dolly Zoom. Al contrario, l'effetto vertigo che c'è nel film di Hitchcock e in molti film ormai è il dolly zoom al contrario, ovvero lui si parte direttamente zoomato sulla sua videocamera, si avvicina al soggetto e nel frattempo che si avvicina, per avere il soggetto sempre alla stessa grandezza, va a fare zoom out, quindi va all'indietro con lo zoom, va ad allontanare. In questo modo quello che si ottiene è che lo sfondo si allunga. Quindi avete presente nella scena di quel film, se non sbaglio, è Non aprite quella porta, non ricordo bene il titolo, in cui c'è quella ragazza che scappa, corre verso una porta che è illuminata, che c'è, diciamo, ci sono fenomeni paranormali. E va per aprire quella porta e il corridoio si allunga. Quello è l'effetto vertigo fatto in avanti, appunto, il dolly zoom al contrario. Quindi si avvicina al soggetto, ma viene zoomata indietro la visuale. In questo modo si ottiene che i piani vanno a rendersi più tridimensionali perché abbiamo la lunghezza focale che si accorcia, però la carrellata in avanti ci fa avvicinare e rimanere il soggetto sempre nella stessa posizione. Questo è l'effetto dolly zoom o effetto vertigo se lo facciamo in avanti. In avanti è vertigo appunto perché crea una vertigine se lo facciamo dall'alto verso il basso, quindi allunga come se fossimo a chissà quale piano di altezza, mentre dolly zoom all'indietro semplicemente perché allarga lo sfondo, quindi diciamo che si apre e sembra tutto schiacciato. Ma adesso
spostiamoci sul PC e andiamo a capire come effettuarlo con una qualsiasi videocamera in post-produzione. Io ho fatto dei video con lo Xiaomi Mi Drone e con il cellulare, con lo smartphone, quindi andiamo a vedere il risultato finale che otterremo. Eccoci qui al PC a vedere come effettuare questo effetto dolly zoom. Io lo realizzerò sul mio programma di montaggio video, che è HitFilm Express, che è un programma gratuito di cui adesso farò il corso qui su questo canale, quindi ti consiglio di rimanere sintonizzato se vuoi vedere come si utilizza, e ti farò anche vedere alla fine, dopo averlo fatto con HitFilm, come è la procedura veloce su Premiere, nel caso utilizzi Premiere. Ovviamente qualsiasi programma abbia la funzione di scala del video nella sua timeline può effettuare questo effetto, quindi che sia Vegas, che sia Final Cut, che sia Premiere, qualsiasi programma può fare questo effetto. Innanzitutto prendiamo uno dei video, io ti farò vedere il primo esempio con ad esempio lo smartphone, che è qui. Ho fatto questo video, come puoi vedere, ho fatto questo video alla mia ragazza, un po' traballante perché ovviamente sono col telefono tra le mani, dove vado all'indietro e come puoi vedere tutta la scena si allontana perché appunto vado verso dietro. Quindi adesso lo trasformeremo in un dolly zoom. Andiamo a creare un nuovo progetto, lo mettiamo in full HD, prendiamo il nostro video e lo trasciniamo in HitFilm. Ok, HitFilm ha una gestione diciamo particolare con le composizioni, noi utilizzeremo solo l'editor per fare vedere l'effetto veloce. Prendiamo la parte in cui la scena inizia ad andare indietro, ad esempio qua questo pezzo non mi interessa perché era abbastanza statico, inizieremo da qua, quindi taglio questo pezzo, diciamo che può andare bene fino a qua perché poi dopo ho iniziato a shakerare un po' troppo il telefono, quindi magari fino a qua. Tagliamo questo pezzo, la nostra scena è questa. Abbiamo detto che il dolly zoom è un effetto in cui praticamente quando si va all'indietro, come in questo modo, dobbiamo zoomare. Perciò cosa facciamo? Iniziamo nel programma, andiamo sulla trasformazione, cerchiamo la scala della nostra clip, mettiamo, clicchiamo sull'orologino su Premiere, in questo caso è un pallino, sulla scala, quindi creiamo il nostro keyframe all'inizio della nostra composizione, ci spostiamo alla fine, cerchiamo la fine premendo il tasto che muove i fotogrammi uno alla volta, quindi l'ultimo fotogramma andiamo a impostare lo zoom massimo, ad esempio 200%, forse anche esagerato in questo modo. Andiamo a rivedere cosa abbiamo fatto. Come puoi vedere l'effetto dolly zoom, te lo faccio vedere in questo modo, è praticamente semplicemente questo. Magari possiamo anche allungare la clip, sfruttare un po' di più, spostiamo ovviamente i keyframe in modo da portare il 200% alla fine qua, vediamolo in questo modo. Come puoi vedere, ora l'effetto magari si vede anche un po' meglio facendolo così, e questo è l'effetto dolly zoom, visto veloce è questo. Questo era fatto con lo smartphone, quindi prendiamo il video di un drone magari che va in avanti, quindi proviamo questo. Con il video di un drone, se la nostra esigenza è esportare il video in full HD ma abbiamo registrato in 4K, abbiamo anche la possibilità di non perdere qualità. Infatti se abbiamo un video in 4K ma dobbiamo esportare in full HD possiamo rimpicciolire il video anziché zoomarlo per 2, quindi fare il 200%, in modo tale da non perdere qualità. In questo caso noi abbiamo una timeline di a 1080p ma il nostro video è in 4K, quindi lo trasciniamo nel programma, ci dice se vogliamo trasformare la nostra sequenza in 4K, gli diciamo di no, quindi lasciamo il full HD. Come puoi vedere, se vado sulla scala e zoom in meno, il video è grande il doppio. Quindi se io porto la scala, come puoi vedere, al 50%, ottengo il video giusto in full HD. 4K è il doppio. Quindi cosa possiamo fare? Portiamo il nostro video al 50% per vedere un po' che stiamo facendo. Troviamo un punto in cui
il drone va in avanti. Io penso che qua, vediamo dov'è. Perfetto, qui come si può vedere andiamo in avanti verso questa specie di colonna di spada enorme. Quindi prendiamo il nostro video, lo facciamo partire da qua e ci spostiamo fino a che il drone non si ferma in questo punto. Qua mi ricordo che poi ho fatto una curva a sinistra, quindi possiamo tagliarlo. Quello che andiamo a fare in questo caso, siccome stiamo andando in avanti, vuol dire che dobbiamo zoomare indietro. Perciò quello che andiamo a fare, riportiamo la nostra clip al 100%, anche quest'altra che ho tagliato. Quindi dobbiamo zoomare indietro, vuol dire che dalla parte zoomata, quindi il video al 100% senza perdita di qualità, dobbiamo tornare al 50%. Quindi volendo possiamo lasciare questa al 50%, che poi ci farà da continuo per non avere lo stacco della parte già zoomata. Questa la lasciamo al 100 con il fotogramma chiave all'inizio a 100, mentre alla fine, quindi quando inizia l'altro fotogramma, lo portiamo al 50. Quindi da 100, come puoi vedere, se scalo, se mi metto in mezzo, la scala è al 69, quindi va da 100 a 50. Cosa significa questo? Significa che quando il drone si sposta verso avanti, noi zoomiamo indietro. E in questo caso, siccome in 4K, il mio PC lo farà andare un po' a scatti. Ora vediamo se... No, a quanto pare riesce a farlo andare fluido. Questo, come puoi vedere, è l'effetto vertigo, l'effetto dolly zoom al contrario, perché mentre il drone sta andando avanti, noi zoomiamo indietro. L'effetto non si nota dallo zoom indietro, ma lo sfondo si allunga. Questo effetto, solitamente quando si va col drone, si tende a farlo velocizzato, perché con il drone, come puoi vedere, non si nota tantissimo. Cioè, è un bell'effetto, lo puoi notare così bene, però non hai la contezza che è un dolly zoom o un effetto vertigo, come vuoi chiamarlo tu, perché il drone va molto lento per fare queste riprese. Quindi solitamente si velocizza il video. Solitamente io lo velocizzo al 500% perché volo a 9 metri al secondo, quindi molto, molto lento. E in questo caso, solo che ItFilm adesso vuole un pre-render per farlo. Questo è l'effetto vertigo, quindi il drone si sposta in avanti, noi zoomiamo indietro e tra l'altro non perdiamo qualità semplicemente perché il video è in 4K, ma il nostro formato, la nostra composizione finale è in Full HD, quindi stiamo utilizzando semplicemente i frame del nostro effetto. Mentre se siamo in 4K e dobbiamo utilizzare il 4K, perderemo un po' di qualità nel fare l'effetto in post-produzione perché appunto dovremmo zoomare. Passiamo a vedere come farlo in Premiere. Apriamo un nuovo progetto, lo salviamo dove ci pare. Anche qui Premiere ci chiederà sicuramente una composizione. Iniziamo con quello fatto con lo smartphone su Premiere. Creiamo una composizione. In questo caso la composizione che abbiamo creato sappiamo già che è in Full HD perché diciamo lo smartphone era impostato in Full HD, infatti il video è in Full HD. Nella timeline prendiamo dove si inizia ad andare indietro, tagliamo, portiamolo ad esempio fino a qua. E ciò che dobbiamo fare semplicemente è andare su controllo effetti. Siccome qua il nostro movimento è verso dietro, dovremmo zoomare, quindi si attiva l'orologio dei keyframe della scala all'inizio, ci si porta alla fine, zoomiamo al 200%, che è il massimo di Premiere, se ricordo bene. Ho beccato la zona mossa qua. E questo è l'effetto. Un semplice dolly zoom. Quindi, man mano che ci si avvicina, come potete vedere, lo sfondo si apre e si avvicina e diventa tutto più schiacciato, mentre prima era più tridimensionale. Farlo al contrario significherebbe questo, ovvero lo sfondo che si allunga. Facciamolo sempre al contrario, nella stessa composizione, con il filmato del drone che abbiamo visto prima. O magari prendiamo un altro filmato di drone, lo carichiamo in Premiere,
lasciamo le impostazioni esistenti della sequenza in modo da rimanere in full HD ed avere il 4K che ci permette di recuperare il formato senza avere perdite, diciamo, di qualità. La zona che mi interessava a me è questa, se ricordo bene, questa qua in cui vado avanti. Ok, quindi questo pezzo qui, vado avanti fino a qui, è un effetto dolly zoom, o meglio vertigo. Se non sbaglio faccio anche l'effetto opposto. Andate indietro, no, era nell'altra clip. Utilizziamo questa clip, quindi. In questa clip quindi vado in avanti. Come puoi vedere in 4K il video un po' scatta, ma anche perché siamo a risoluzione massima. Ok, stessa identica procedura. Qui andiamo in avanti, perciò dobbiamo zoomare indietro. Perciò partiamo con il video a scala 100, quindi già zoomato, mettiamo il keyframe, ci spostiamo sulla fine della nostra clip e portiamo il video a 50 in modo da zoomare all'indietro, zoom out. Facciamo play. E l'effetto, come puoi vedere, si allunga. Ora ho messo la risoluzione bassa. Velocizziamo le clip in modo da far vedere meglio l'effetto, rimettiamo 400%, andiamo avanti, vediamo, ed ecco l'effetto vertigo. Quindi, per fartela breve, mentre andrai avanti, l'effetto, come puoi vedere, i piani adesso sono tutti schiacciati, andando avanti e zoomando indietro, come puoi vedere, i piani diventano più tridimensionali per l'effetto appunto vertigo. Bene, ora sai come effettuare un effetto dolly zoom o vertigo, quindi puoi effettuare questo, diciamo, effetto particolare nelle tue riprese con qualsiasi drone o addirittura con qualsiasi camera, senza dover acquistare per forza un Mavic 2 Zoom. Ovviamente con il Mavic 2 Zoom hai la particolarità dello zoom ottico integrato, un 24-48 mm di lente che ti permette un 2x di zoom e quindi non avrai nessuna perdita di qualità facendo questo effetto se devi rimanere sullo stesso formato, quindi registro in 4K, devo esportare in 4K. Discorso a parte invece se devi registrare in 4K ma esportare in Full HD, in quel caso non avrai ugualmente nessuna perdita di qualità anche facendolo in post produzione, perché come hai potuto vedere il 4K è praticamente il doppio del Full HD, quindi andando a scalare prima il filmato o andandolo a zoomare partendo dal 50% non avrai nessuna perdita di qualità, appunto perché il formato è più grande di quanto andrai a esportare, esattamente del doppio. Quindi potrai effettuare tranquillamente tutte le tue clip particolari con effetti e transizioni grazie al tuo programma di montaggio video, nel mio caso HitFilm, nel tuo caso magari Premiere o Vegas, senza acquistare, diciamo, attrezzature particolari o senza dover fare neanche lo zoom direttamente nella tua videocamera, se ad esempio la tua videocamera è un drone e non possiede lo zoom. Perciò fammi sapere cosa ne pensi, cosa ne pensate di questo video nei commenti, se utilizzerete questo effetto e se acquisterete il Mavic 2 Zoom o il Mavic 2 Pro. Io penso di acquistare in futuro, magari aspetto il Black Friday, il Mavic 2 Pro perché mi interessa le funzioni della camera Hasselblad, e ci vediamo come sempre in un prossimo tutorial o in un prossimo video, sempre qui su SV Design.